Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se vi state chiedendo proprio come mai nelle scorse settimane Samuel usava sempre il cappello nei video, è proprio per questo motivo, perché non mi ero tagliato i capelli. Infatti, come vedete, ecco che siamo tornati di nuovo con questo look sghere e molto fresh. Oggi voglio parlarvi di un argomento che più volte mi è stato chiesto, e mi è stato chiesto proprio questa domenica da un ragazzo che mi ha chiesto esattamente come faccio a vendere un videogioco e quali sono gli elementi necessari che il nostro videogioco deve avere per essere accettato dai vari publisher. Premessa, io voglio rispondere a questa domanda tenendo conto in considerazione che io realizzo videogiochi web e questa è la mia esperienza principale, quella dove ho operato maggiormente, anche se mi sono documentato anche su altre tipologie di publisher e altre tipologie di settore. Ma oggi voglio appunto prendere in esame soltanto il mercato dei videogiochi web, che comunque molte volte corrisponde anche ad altre tipologie di mercati. Iniziamo subito quindi a parlare dell'argomento di oggi. Come si può leggere dal titolo qui sotto, gli elementi necessari a cui il nostro videogioco deve rispondere in maniera più che positiva sono tre. Ed iniziamo quindi subito ad elencarli. La prima cosa molto importante è che tutto dipende dal publisher. Ci sono publisher, ad esempio, che accettano soltanto una tipologia di videogiochi. Dato che loro forse hanno un mercato over 40, over 50, ci sono publisher, ad esempio, che vogliono soltanto videogiochi di carte, videogiochi jackpot o videogiochi che hanno un target diverso. Ci sono publisher, invece, che vogliono soltanto giochi arcade. Publisher che invece vogliono soltanto giochi responsive. Quindi consiglio, se volete fare di questo un business, premessa, non potete pensare di iniziare a realizzare videogiochi con la testa subito di diventare milionari, perché non succederà mai o sarà molto difficile. Per questo motivo vi dico di iniziare a realizzare videogiochi per passione, per voglia di imparare e per crescere. E se voi rispondete a tutte queste cose in maniera positiva, sicuramente riuscirete anche in futuro a poter guadagnare. Però oggi con questo video voglio anche spiegare a quelle persone che realizzano videogiochi da un bel po' come si fa a guadagnare, quindi come faccio a vendere un video gioco ad un publisher. Io ad esempio ho sempre collaborato con il publisher mio di fiducia, che loro li rispetto veramente tanto, che mi hanno permesso tanto di crescere, il publisher GamePix, che è un publisher di Roma, dove li ringrazio veramente tanto perché loro mi hanno permesso ad oggi di essere qui, perché ho iniziato proprio grazie a loro. Mi avevano fatto un'intervista, ci farò in caso un video su questo argomento, e loro ad esempio dipende molto da quello che richiede il mercato, quindi ci sono momenti che magari hanno bisogno di videogiochi arcade o magari accettano volentieri anche giochi platform. Tutto dipende anche molto dal vostro videogioco. Quindi il primo elemento fondamentale a cui tu devi rispondere, il tuo videogioco anche, è che molte volte dipende dal publisher. È vero che un videogioco noi lo possiamo vendere anche in licenza non esclusiva e quindi venderlo a più publisher, ma molte volte il tuo videogioco viene accettato da un publisher ma non da un altro, non perché non piace il tuo videogioco, ma semplicemente perché non rispetta il loro mercato. Ma a tal proposito, Samuele, cosa consigli di fare? Io, tornando al discorso di prima, realizzate giochi per passione, innovate da questo punto di vista, perché se voi volete realizzare un gioco che vende, il vostro cervello ragiona in questa maniera, o comunque la maggior parte, perché anche io facevo così. Andavo a vedermi i giochi di successo su internet e li replicavo. Alcune volte funzionava, ma alcune volte non funziona perché già questi publisher hanno già giochi di questo genere. Quindi molte volte realizzare giochi per passione ci fa innovare, quindi diciamo, cosa manca sul mercato? Manca quel genere di gioco? Bene, facciamo un gioco completamente nuovo, e magari il publisher può accettare anche un gioco che minimamente non pensava di prendere. Perché appunto, se realizzate giochi per passione e quindi non di ispirarvi, ma non cercate di copiare proprio dei giochi che hanno avuto già successo, magari i publisher sono anche propensi ad accettare un gioco nuovo, sia dal punto di vista grafico ma anche dal punto di vista del gameplay. Quindi fatevi una piccola analisi. Io, a dire la verità, sto iniziando già a scrivere un bel ebook su proprio come vendere videogiochi e quali sono i publisher presenti sul mercato, quindi quali sono i pro di ogni publisher, quali sono i contro, quali sono invece i requisiti di un altro e quali no. Infatti i requisiti è molto importante, perché ci sono ad esempio publisher che accettano soltanto videogiochi responsive, accettano soltanto videogiochi con un peso inferiore ai 5 mega, ed ecco qui che vi annuncio il secondo elemento importante a cui il vostro videogioco deve rispondere, ovvero il peso. Quando noi realizziamo un videogioco web è molto importante che il nostro gioco non pesi ad esempio 20 o 15 mega. Adesso con Construct 3 mi sono reso conto da poco che i formati audio che supporta Construct sono soltanto WebM e hanno il pro che sono veramente molto leggeri. Infatti quando realizzavamo giochi con Construct 2, quindi quando li realizzavo anche io, nel momento in cui io importavo un MP3, cosa succedeva? Succedeva che questo file veniva convertito in WAV e OGG per appunto funzionare su tutti i dispositivi e sulla maggior parte dei browser. Su 10 mega, 4 mega erano di gameplay immagini e il resto era soltanto file audio, il che era veramente scomodo, perché ok che le musiche e le soundtrack sono molto importanti, ma non è possibile che un gioco di 10 mega, 6 mega mi pesa soltanto l'audio. Ed è per questo motivo che ad esempio ad oggi la maggior parte dei
browser utilizzano proprio questo nuovo formato che si chiama appunto WebM, che vi farò poi un video in particolare, perché proprio in questi giorni, grazie a Marco, mi ha condiviso un articolo molto importante che abbiamo rilasciato proprio sul gruppo Facebook, accessibile a chiunque, ed è uno dei motivi principali per cui vi suggerisco di passare proprio sul gruppo Facebook. Ad ogni modo, quindi, l'elemento fondamentale a cui il vostro videogioco deve corrispondere è che deve essere ottimizzato veramente bene, specialmente dal punto di vista del peso, perché se stiamo realizzando un videogioco web, la connessione è un elemento fondamentale per far giocare più utenti possibili. Quindi non sottovalutate mai questa cosa. Se il vostro videogioco ci sta veramente tanto a caricare ed è veramente molto pesante, cercate di ottimizzare, quindi rinunciare ad alcune cose per appunto avere maggiore accessibilità da parte di chiunque. Il terzo elemento fondamentale che deve avere il tuo videogioco è proprio il fatto che deve essere privo di bug. Quando tu vuoi rilasciare un videogioco per un publisher, cerca di mandarlo a più amici possibili e testa assolutamente cosa non va. Nel momento in cui voi manderete un videogioco ad un publisher, non ci sarà seconda possibilità. Ci sarà la seconda possibilità solo se il publisher vi conosce e se ha già lavorato con voi in passato. Ma se il publisher apre il videogioco e vede che ci sono dei problemi gravi all'interno del vostro gioco già subito, il primo o il secondo minuto, sicuramente non avrete una risposta positiva. Quindi il suggerimento che vi do, ed è per questo motivo che vi consiglio anche di passare sul gruppo Facebook, quindi ci possiamo dare una mano tra di noi anche per i feedback, fate provare il vostro videogioco prima di mandarlo ad un publisher, che è veramente molto importante. Il quarto suggerimento che vi do, e ora voi vi state chiedendo, ma come, Samuele, non erano tre gli elementi fondamentali? Sì, ma voglio darvi anche due altri piccoli consigli, quindi prendetelo questo come un regalo, che siamo quasi a 1200 iscritti, grazie veramente tanto. Con l'agenda di GamePix e la loro penna, ed è per questo motivo che li amo veramente tanto a loro, vi voglio dire che il quarto elemento fondamentale per vendere un videogioco è la presentazione. Create un trailer di pochissimi secondi, privo di intro lunghissime, e mostrate nel video le cose più belle del vostro videogioco, in davvero pochi secondi. Inoltre, scrivete una mail molto concisa, ci ho fatto già un video in particolare su questa cosa, ma voglio sottolinearla perché è veramente molto importante. Dovete scrivere un'email che è a malapena di 2-3 righe, che dite chi siete, o neanche, in caso di alla fine, ma subito appena il publisher apre le mail deve vedere di cosa si tratta il gioco. Mettete delle GIF o direttamente un link ad un video, e il link del vostro videogioco, mi raccomando ragazzi, deve essere accessibile in maniera molto rapida, quindi non mettetelo su un hosting che ci sta 30 minuti a caricare, perché immaginiamo che il ragazzo che si occupa proprio della lettura delle mail, quindi del testing dei vostri videogiochi, sta aprendo il vostro videogioco da un tablet. Quindi mi raccomando, presentazione hot delle mail. Ci voglio fare un altro video su questa cosa, o voglio scrivere un documento molto particolare su dove vi faccio vedere anche un paio di template che si possono utilizzare. Ma molto molto importante l'accessibilità, quindi cercate di mostrare subito a schermo di cosa parla il vostro videogioco e fategli vedere anche un po' di immagini. Il quinto e ultimo consiglio che vi do per questo videogioco, mi raccomando ragazzi, fate che il vostro videogioco sia responsive, specialmente per mercati web. Non sapete mai che tipo di telefono avrà il vostro utente o la dimensione del loro schermo, quindi realizzate giochi solamente responsive. So benissimo che c'è molto più lavoro e dovete rinunciare a tantissime cose, ma ormai uno standard, come uno standard avere siti internet responsive, sta diventando anche uno standard avere videogiochi responsive. Non è una cosa necessaria, al massimo se state creando un gioco che fantastico, anche se non è responsive va bene lo stesso, ma che un minimo non fa vedere delle bande nere a schermo. Quindi ragazzi, non sottovalutiamo mai questa cosa, consideriamo anche quella tipologia di mercato che adesso ha il noccio, ad esempio i dispositivi non sono più 16 noni ma sono ad esempio 18 noni se non erro, proprio come il mio S9 Plus, e quindi molte volte l'immagine viene un po' strecciata oppure si rischia di non vedere proprio le robe ai bordi. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video vi invito di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi al canale se vi piace l'idea di vedere ogni giorno un video riguardo il mondo dello sviluppo di videogiochi. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate di questo video, per me è veramente molto importante per il futuro del canale avere i vostri feedback e sapere cosa ne pensate di questi video. Quindi ragazzi, ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video qui sul canale. Non dimenticatevi di leggere la descrizione, che ci sono sempre qualche link interessante, tra cui il gruppo Facebook, i miei videocorsi, e ogni tanto metto anche qualcosina che non dico nei video. Quindi ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!